Bentornati sul mio Castomietus Vlog TV, è arrivato e siamo arrivati al dunque, il terzo romanzo di Ala Nera Edizioni è finalmente arrivato nelle mie mani, La devastazione di Baal di Guy Halley, ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Che ormai di consueto Ala Nera mette sui libri, sui romanzi per proteggerli da eventuali rotture sulle lingue eccetera, quindi come sempre a me fa molto piacere che siamo riusciti a fare questa cosa perché è veramente una coccola nei confronti di un collezionista che si ritrova un libro intonso praticamente sempre. Ovviamente non tutti probabilmente vengono perfetti, ma chiaramente sapete che potete chiamare la redazione e quant'altro e la direzione eccetera eccetera, quindi non vi preoccupate, siamo dalla parte degli hobbisti assolutamente. Allora, innanzitutto abbiamo qualcosina di bello da sentire, pagine e copertine diciamo satinate, belle al tatto, e abbiamo il logo di Warhammer 40.000 e la scritta nonché la costa nonché la parte dietro con il simbolo dei Blood Angels che è in rilievo e in lucido, quindi bellissimo da guardare in lucido perché dà proprio questa sensazione di rilievo e già comincia a essere sempre più grande il romanzo. A partire da Indomitus che era sulle 300 pagine, mi sembra qui siamo già arrivati a 457, quindi questo è un signor romanzo di tutta importanza. Vi leggo la quarta di copertina perché direi che è la cosa più importante da capire. Che cos'è la devastazione di Baal e chi sono i Blood Angels? Una nota subito prima di partire, ricordatevi che i nomi propri, secondo canoni della GW attuali, non verranno mai tradotti. Quindi qualsiasi nome proprio all'interno dei libri, nome proprio di un Requiem, nome proprio di una lama, nome proprio di un'armatura, nome proprio di un capitolo degli Space Marine, non verrà tradotto, quindi ovviamente non scriveteci se come mai non avete messo gli angeli sanguinari. Gli angeli sanguinari non esistono, esistono solo i Blood Angels. Questo è quanto la GW vuole. Io sono anche abbastanza d'accordo perché il nome proprio, è come cambiare il nome insomma a una persona, no? Quindi non è che mi devono chiamare Francis perché sono in Francia o François, scusate, in Francia e Francis in inglese, io sono Francesco, punto e basta, no? Quindi mi dovrebbero chiamare così anche in Inghilterra e anche in Francia. Allora, vi leggo la quarta di copertina. La devastazione di Baal. Il capitolo dei Blood Angels è in pericolo. Dopo aver annientato la vita umana nel settore dello sfregio rosso, la Leviathan, il più grande tentacolo della flotta alveare mai visto nell'Imperium, sta convergendo rapidamente su Baal. Per affrontare questo terribile nemico, il comandante Dante, un vecchio amico, per chi conosce i Blood Angels, ha chiamato i capitoli successori dell'antica nona legione. I figli di Sanguinus si radunano. Solo dai giorni bui dell'eresia di Horus erano riuniti nello stesso luogo in così gran numero. Ora 30.000 Space Marine, voi sapete che ogni capitolo non ne ha più di 1.000, qui sono 30.000 Space Marine, sono pronti a contrastare la grande divoratrice, salvare il mondo natale del loro primarca e impedire che miliardi di mondi vengano consumati nell'ultima segmentum, zona ovviamente dell'universo. Ma lo sciame composto di migliaia di miliardi di tirannidi non è l'unica minaccia per il futuro del capitolo. Mentre la galassia scivola verso una nuova terrificante era, i venti lontani rischiano di scatenare un male più terribile. Bisogna affrontare anche un nemico che si annida nelle anime di tutta la stirpe di Sanguinus, che è la rabbia nera. La rabbia nera è una sorta di malattia, passatemi il termine, che hanno i Blood Angels, per cui diventano praticamente
vanno in cosiddetto berserk e hanno sete di sangue, eccetera, cioè, c'è tutta una caratteristica che vedete all'interno, verrà spiegata molto bene, ed è una cosa che attacca praticamente tutti gli angeli sanguinari, a meglio, per così meglio chiamarli, Blood Angels. Può Dante, tra i più grandi eroi dell'umanità, arginare l'inarrestabile marea? O il suo lungo regno come maestro capitolare finirà con l'estinzione del suo capitolo? Se Baal dovesse cadere, l'Imperium riceverebbe un colpo dal quale potrebbe non riprendersi mai. Insomma, è un super, super romanzo da 457 pagine che inizia un'altra saga, un'altra serie, quantomeno una trilogia, e ovviamente è improntata sugli angeli sanguinari che sono i Blood Angels da adesso in poi, quindi dovremmo dimenticarci teoricamente di questo nome tradotto in italiano, perché si chiamano Blood Angels, ok? Allora ragazzi, in poche parole, l'interno è stampato abbastanza in grande, leggibile, ovviamente sono 457 pagine, quindi se aumentavamo ancora un po' il font diventavano 700, ok? Quindi abbiamo seguito esattamente l'altezza del font della Black Library originale. E poi è molto interessante che a ogni inizio capitolo c'è una grafica dei Blood Angels che è fatta con il loro simbolo, quindi molto carino, molto interessante. Ovviamente il profumo è buono, quindi sa di carta stampata, e è un bel libro. Sicuramente Guy Halley lo conoscete magari se avete già letto Black Library, perché ha scritto diversi romanzi, tra cui anche qualcosina di Horus Heresy, e vi rimando alla lettura. È un librone, è bellissima la copertina, vedo che stiamo anche riuscendo ad aumentare la qualità sempre di più delle copertine, quindi delle stampe, la tipografia funziona bene. Avete visto che ogni tanto la tipografia rallenta qualcosina per via dell'approvvigionamento della carta, però questo è un problema che col Covid non si può evitare se non pregando l'imperatore che le cose vadano bene. Nel frattempo vi ricordo che il prezzo è 15,90€, lo potete acquistare sul nostro sito ufficiale che è alaneraedizioni.it, oppure potete andare tranquillamente nel vostro negozio di fiducia, chiederlo alla libreria, se non ce l'ha può ordinarlo da noi, o qualsiasi altro posto, anche le fumetterie adesso ce ne sono parecchie che ce l'hanno. Quindi ragazzi, vi auguro di leggerlo al più presto, perché è un librone, questo veramente ha uno spessore di tutto rispetto, e ci vediamo al prossimo libro, che è Xenor, l'abbiamo già annunciato, inizia un'altra saga che è quella di Eisenhorn, e dopodiché credo che ne abbiamo di carne sul fuoco da sviluppare, no? Tra questo e quello che faremo di nuovo, tra saghe sviluppate o da sviluppare e appunto nuovi titoli. Ci vediamo ragazzi, ciao!